È già 4-5 anni che c'è una tendenza dell'home decor prettamente invernale relativa ai tessuti e in questo video scopriamo quale. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. È già qualche anno che esiste questa tendenza dell'home decor prettamente invernale, le cosiddette chunky knit blanket, ovvero le coperte con una trama a maglie in formato gigante. Realizzate con una lana molto spessa, risultano soffici al tatto, leggere, avvolgenti e soprattutto calde. Sebbene ci sia chi è più freddoloso e chi meno, penso di poter affermare che nella stagione fredda ognuno di noi si senta meglio quando è avvolto da una bella coperta. Reinterpretando in chiave moderna la tradizione della maglia ferri, queste coperte non solo scaldano nel vero senso della parola, ma contribuiscono a rendere la vostra casa più accogliente e confortevole grazie anche alla morbidezza del loro tessuto. Il successo di queste coperte, riscosso praticamente ovunque, è dovuto a vari fattori e oggi li vedremo. Primo su tutti, la loro versatilità. Infatti possono abbinarsi bene con qualsiasi stile di arredamento, dallo stile più classico a quello nordico, che vi ricordo reputa importantissimo arredare mediante texture ben percepibili al tatto, al Japan di Wabi Sabi, dove sono sempre presenti materiali naturali, e sono apprezzate persino nello stile minimalista. Potete collocarle nella camera come coperta oppure ai piedi del letto come runner. Sul divano o su una poltrona, lasciandole appoggiate anche in modo casuale e non perfettamente riposto, così come tipico delle tendenze nordiche. Fungono bene anche come tappeti giganti per la camera dei bambini, dove passare il tempo leggendo o disegnando. Come potete vedere, queste maxi coperte a maglia sono un elemento di arredo di grande impatto visivo, grazie alle geometrie che la lana forma con il suo intreccio. Per cui potete con questo solo accessorio caratterizzare un ambiente che reputate magari troppo piatto o troppo poco stimolante, oppure potete vivacizzarlo se dai toni troppo neutri. Per quanto riguarda i colori, ne trovate di tutte le sfumature. Chiaramente cercate di abbinarle ai toni già presenti nella stanza dove collocherete questa coperta in lana gigante, anche in vista di una sua molteplice posizione in più punti della casa. A mio avviso sarebbe preferibile scegliere colori tenui e delicati, tonalità neutre come il biancopanna,
il color corda, il beige, il color rosa chiaro o carne possono trasmettere un maggiore senso di protezione, però sentitevi liberissimi di scegliere ciò che più vi piace, anzi fatevi proprio guidare dalle vostre sensazioni. Se anche voi amate queste chunky knit blanket, sappiate che realizzarle è più semplice di quanto possa sembrare. Se sapete lavorare già ai ferri, la tecnica è la stessa, soltanto con un filato in formato extra large. Oltretutto, il knitting, appunto il lavorare a maglia, è considerato tra i passatempi antistress da poter praticare per distrarsi un po'. Tanti sono anche i tutorial che potete trovare in rete per realizzarle. Si possono realizzare direttamente con le mani su un piano d'appoggio oppure usando le braccia proprio come dei ferri, per cui dovreste acquistare soltanto il gomitolone. Provate a cercare arm knitting. Oppure potete trovare in vendita dei kit già pronti, composti da un maxi gomitolo di lana e dei maxi ferri. Comunque qui sotto vi lascio il link del sito Oyo, dove vendono per pochi dollari il tutorial illustrato per fare le diverse forme e realizzazioni viste in parte oggi. C'è anche la sezione tutorial dove ci sono dei video illustrativi. Se invece preferite comprare una coperta già pronta, potete acquistarla online sui vari siti specializzati oppure sul famoso sito Etsy. Se non lo conoscete, è un portale dove potete trovare anche tantissimi pezzi fatti a mano. Una volta imparata la tecnica, considerate che potete realizzare anche dei puff sferici. Dei cuscini, poggiapiedi, tappeti, ceste oppure la cuccia del cane o del gatto, ma anche rivestimenti per sedute, vestiario come colli, sciarpe, eccetera. Conoscevate già questa tecnica per lavorare ai ferri un filato gigante? E avete mai provato a realizzare una di queste maxi coperte di lana? Fatemelo sapere nei commenti e intanto io colgo l'occasione per ringraziarvi di questo altro anno passato insieme e per farvi i miei migliori auguri di buon Natale e di buon anno. Noi ci rivediamo a gennaio. A presto, ciao!